Quali sono i tre errori che commetti durante l'interrogatorio? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Se sei indagato o imputato in un processo penale, scommetto che vuoi raccontare la tua verità a processo o durante un interrogatorio e non hai paura di affrontare il pubblico ministero con le sue domande. Bene, sappi che ci sono però tre errori che la maggior parte delle persone commettono durante l'interrogatorio. Errore numero 1. Costellare il tuo racconto dalla locuzione non ricordo. Il non ricordare è il paravento dei bugiardi e quindi se non ricordi episodi e situazioni cruciali, allora faresti bene a rinfrescarti la memoria, perché il non ricordo sarà un elemento inquinante per la tua credibilità. Errore numero 2. Cadere in contraddizione. Bada bene, se ti sottoponi ad interrogatorio nel corso del processo, sappi che non devi assolutamente contraddirti con quanto hai detto nelle dichiarazioni rilasciate durante, ad esempio, l'interrogatorio di garanzia. Una contraddizione è veleno per la tua credibilità. Errore numero 3. Errore di interlocuzione. Durante l'interrogatorio occorrerà centrare il punto della domanda. È inutile prendere la domanda alla larga e disperdersi in inutili divagazioni. Così facendo si darà l'impressione che si vuole sfuggire alla domanda e si sortirà un effetto assolutamente negativo. Dunque, eviterai questi tre errori facendo un ottimo interrogatorio se 1. Il tuo racconto sarà chiaro e coerente, senza buchi neri nel ricordo. 2. Non cadrai in contraddizione. 3. Risponderai centrando subito il punto della domanda. Con il tuo difensore devi lavorare anche su questo se intendi sottoporti ad interrogatorio.